della FIB, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ci presentiamo. Io sono Tinto, e poi c'è Fede. Dobbiamo fare così, allora tu sei Tinto e io sono Fede, ok? Noi conduciamo Radio 2, su Radio 2 un programma che si chiama Decanter e parliamo di... in molti confondono quando ci sentono, perché questo titolo è un po' fuorviante. Decanter di solito è l'emblema di un determinato mondo, quello del vino, anzi di un determinato comparto all'interno del mondo del vino. In realtà ci occupiamo soprattutto di stili, di società, di tutto ciò che gira intorno al mondo dell'enogastronomia in genere, e di conseguenza più di una volta ci siamo trovati a collaborare con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Ci siamo trovati molto bene e utilizziamo ciò che loro realizzano a livello di studio per poter aumentare la nostra conoscenza e poi per poter diffondere cose attraverso i microfoni di Radio 2 su tutto il tessuto nazionale. Siamo stati chiamati, abbiamo proposto una sorta di collaborazione futura proprio per far sì che Decanter Radio 2 sia la radio ufficiale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, proprio perché è utilissimo sapere cosa succede prendendo le nozioni dalla strada. È la strada che racconta, è il contatto diretto con chi fa il servizio, con chi esercita, con chi realizza il negozio, che poi serve per poter raccontare effettivamente quello che succede. Spesso i giornalisti si nascondono dietro una comunicazione un po' romanzata e invece se tu riesci ad avere un contatto diretto con chi salta la pasta o con chi serve il vino, riesce a scoprire che ci sono anche dei luoghi comuni che devono essere sfatati. Alcuni rappresentano lo studio che andremo in questo momento a raccontarvi, che si intitola Consumi e stili alimentari in tempo di crisi. Non tutti sanno che crisi vuol dire passaggio, vuol dire galleria, vuol dire cammino verso un qualche cosa di indefinito. Stiamo cercando di definirlo anche se è estremamente cangiante. C'è chi dice che la crisi ormai, questo passaggio, questa galleria ormai vede alla fine del tunnel la luce, c'è chi non crede a questa luce, c'è chi è cieco e c'è qualcuno che dice sì, ok, che cosa troveremo alla fine di questo passaggio? Un baratro oppure un paradiso meraviglioso? Queste sono domande che si è posta la FIPE, e tra poco, grazie alla presenza di Luciano Sbraga, che è il direttore del centro studi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, riusciremo a fare un quadro generale su quello che ne è venuto fuori. Il mondo cambia estremamente velocemente, in modo molto velocemente, e noi non riusciamo a seguirlo. Prima i cambiamenti erano più lenti e quindi si riuscivano ad analizzare con serenità, possiamo dire. Adesso quello che studi oggi cambia domani e quindi stare a passo con il tempo è difficilissimo, bisogna studiare sempre di più, bisogna realizzare degli esami statistici con costanza, perché davvero il momento è estremamente cangiante e quindi abbiamo bisogno di te per capire a che punto siamo. Caro Luciano, buongiorno, ricordiamo che non illustreremo le oltre 50 diapositive di PowerPoint da lui preparate, ma faremo una sorta di riassunto, no, di questo studio che riguarda appunto i consumi di stili alimentari in tempo di crisi. L'ultima cosa a proposito dei pubblici esercizi, la radio, perché si sposa benissimo con chi è un'attività, perché rispetto alla televisione non distrae, la televisione tu devi guardarla, devi seguire il programma, la radio può essere anche utilizzata come sottofondo musicale o sentendo anche quello che diciamo noi, quindi lo dico per coloro che avessero un'attività, un pubblico esercizio, Decanter Radio 2 è a vostra disposizione. Tra l'altro è in un'ora fondamentale, no? In quello che è indicato tendenzialmente come il pasto principale, c'è un cambio, sì, rispetto proprio dallo studio, l'abbiamo scoperto. Noi andiamo in onda dalle 19.50 alle 21, piena cena, e la radio è compagna, uno può anche spadellare e ascoltare, può anche mangiare e ascoltare, servire il vino, goderselo e sentire le baggianate che noi diciamo. Spesso e volentieri sono baggianate nello stile, ma il contenuto è importante perché ci è fornito dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi e in particolare dal Centro Studi, che è diretto da Luciano Sbraga. Ciao Luciano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Io sarò molto veloce e quindi risparmio le slide, le chart che abbiamo preparato. E come federazione abbiamo, in questo appunto tempo di crisi, abbiamo voluto cambiare prospettiva, non parlare, come peraltro si fa da lungo tempo, del crollo dei consumi, che è un dato, diciamo, indiscutibile, straordinario anche per quanto riguarda i consumi alimentari. Negli ultimi 5 anni c'è stato un calo reale, ossia al netto dell'inflazione, di oltre 12,4 miliardi di euro di consumi alimentari. È una cosa, appunto, ripeto, straordinaria. Abbiamo voluto cambiare prospettiva e capire invece che cosa stia accadendo, che cosa è accaduto, che cosa sta ancora accadendo in termini di comportamenti, in termini di stili. È una cosa a cui si presta spesso meno attenzione perché siamo più portati a guardare gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi. Allora, in modo molto sintetico, dico che assistiamo ad un crollo, a una caduta, diciamo crollo è una parola forse esagerata, ad una contrazione dei consumi di frutta, assistiamo ad una contrazione dei consumi di cereali, assistiamo anche ad una stagnazione e un italiano su due, ad esempio, non consuma ortaggi e verdure. Allora, e persino, aggiungo, c'è un problema anche sull'uso dell'olio di oliva extravergine per condimento, nel senso, non parliamo più di quantità, ma di quanti sono soliti utilizzare quel prodotto per condire gli alimenti. È una cosa che per noi è molto importante, essendo il paese appunto dell'olio extravergine. E allora mi viene da dire, così facendo una sintesi molto secca, ma quelli che sono i pilastri appunto della dieta mediterranea, di uno stile di concepire il cibo, stanno forse vacillando, è un punto di domanda perché chiaramente le componenti sono tante. Voi sapete che nel 2010 l'UNESCO ha inserito la dieta mediterranea nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità. L'Italia è il paese, diciamo, simbolo della dieta mediterranea, non siamo i soli, ma siamo sicuramente abbiamo una leadership in questa direzione. E allora dobbiamo interrogarci su che cosa sta avvenendo nel consumo alimentare, ripeto, non tanto in termini di quantità quanto in termini di qualità. Abbiamo visto, vado tutto d'un fiato o mi volete io ti posso anche interrompere, se vuoi ti faccio già subito una domanda: com'è possibile che stia succedendo questo, nonostante tutto quello che si fa, nonostante che venga raccontato spesso e volentieri che invece il consumo di frutta e di verdura fa bene, soprattutto se è di stagione, costa anche meno, se uno segue la stagionalità riesce anche a risparmiare rispetto ad altri acquisti, magari compulsivi, di carne o di altri prodotti inquinati, tra virgolette. E allora mi chiedo come sia possibile, vuol dire che la comunicazione e il marketing di chi vende questo genere di prodotti è più forte. Ecco, vuol dire ad esempio che a parole siamo tutti molto bravi a definirci buon gustai, 8 italiani su 10 lo fanno, abbiamo visto nelle chat, addirittura un italiano su 2 pensa di spendere troppo per il cibo, e invece abbiamo visto che c'è un crollo del consumo, della spesa per consumi alimentari. Poi nei fatti sta avvenendo qualcosa di diverso, perché? Perché c'è un cambiamento dello stile di vita anche. Nello stesso tempo il cibo si sta trasformando, ai noi, in commodity, cioè un prodotto da acquistare al prezzo sempre più basso, e questo è un male, soprattutto quando si parla di alimentazione, quando si parla di salute, si parla di qualcosa che ci fa stare bene. Quindi va ripensata anche la comunicazione a questo riguardo, andando dentro i problemi, perché noi sappiamo ad esempio che per ragioni, cambiamenti che non possiamo fermare, e sono quelli del pasto fuori casa ad esempio, si sta sempre più fuori per motivi di lavoro, per motivi di necessità, di studio e così via, e naturalmente questo ha portato a far sì, come dicevate prima, che il pasto principale della giornata per molti italiani sta diventando la cena. Il problema serio, una cosa che non dobbiamo trascurare, è che questo sta diventando, la cena sta diventando il pasto principale della giornata anche per gli adolescenti, anche per i bambini, che stanno assumendo i comportamenti alimentari sbagliati dei genitori. Allora dico, spendiamo di meno, e lo dico tra parentesi, mangiamo di meno,
eppure il tasso di obesità nella popolazione aumenta. Era l'8,5 10 anni fa, oggi è arrivato al 10%, cioè da 4,7 milioni di persone affette da obesità, che è una patologia, non sta parlando di sovrappeso, ma di patologia obesità, siamo arrivati a quasi 6 milioni oggi. Trascuriamo la parte della, diciamo, la pancetta, per così dire, che è un problema abbastanza diffuso, ma non è quello il dato preoccupante. Allora, tutto questo per il paese che fa della filiera agroalimentare, della buona tavola, un asset strategico di sviluppo, deve portare a una riflessione complessiva di tutti, e quindi poi ci sarà spazio anche da parte di persone più autorevoli di me per dire che cosa forse sarebbe opportuno fare. Una serie di paradossi incredibili, io sto ascoltando paradossi uno dietro l'altro. Allora, noi diminuiamo il cibo ma diventiamo grassi, non compriamo frutta e verdura, mangiamo carne, che è strano perché ci acidifichiamo ed è la cosa che fa peggio alla nostra vita, è proprio quella. Bisogna essere basici, per essere basici dobbiamo mangiare frutta e verdura, non lo facciamo. Qual è il problema? Cioè, c'è qualcosa che non va, perché poi noi alla radio lo diciamo tutte le sere e non solo, lo scrivono i giornali, lo dicono i nutrizionisti, ci sono programmi infiniti in televisione dove il nutrizionista di turno, anche a porta racconta che cosa bisogna fare, quando bisogna farlo, cosa mangiare e cosa non mangiare. Dov'è l'errore? L'errore sta, poi vediamo se è un errore correggibile, perché ci sono anche dei fenomeni che è difficile a volte arrestare, però si può fare qualcosa. Io dico dal mio punto di vista, avendo visto un po' di dati che voi magari potete vedere poi in cartella, è che noi avevamo un altro pilastro del nostro modello, erano i tre pasti, soprattutto i due pasti, no? L'attenzione del nostro rapporto col cibo in tre momenti principali: la colazione, il pranzo e la cena. Ora questi pasti si stanno destrutturando, il consumo, l'accesso al cibo si sta frammentando in una molteplicità di occasioni fatte di spuntini, di stuzzichini, cose varie, per cui questo alla fine porta ad una caduta di importanza dei pasti principali, quindi all'assunzione equilibrata di quello che serve per avere un consumo equilibrato. Ad esempio, dico, a proposito di colazione, la colazione ad esempio è uno degli elementi che sta crescendo, ma noi non abbiamo mai avuto una colazione importante come modello, no? Caffè via, esatto, si dice un caffè o qualcosa di più, ma non è stata mai la colazione modello anglosassone. Però oggi sta crescendo invece il rapporto, l'accesso alla colazione fatta in modo più adeguato, diciamo, con si prende un latte e si mangia qualcosa rispetto al passato. Ma ad esempio non sta accadendo questo tra i più giovani, che anzi fanno sempre meno colazione e poi fanno spuntini di qua e di là. E questo sarà un caso, ad esempio dico, che abbiamo il tasso di bambini sovrappeso più alto d'Europa, insieme a Cipro. È anche colpa nostra. Un attimo, il presidente Enrico Lupi, Camera di Commercio di Impera e presidente anche di Città dell'Olio, che è qui con noi e poi deve andare via. Parlavamo prima, presidente, dell'olio extravergine d'oliva. Non si consuma l'olio extravergine d'oliva, che è il plasma della nostra dieta. Crollo è direi un termine un po' forte. Sicuramente, purtroppo, la minor titolarità di reddito fa sì che si vada privilegiando o un consumo di olio di semi, ma soprattutto della minor qualità, intesa remunerazione del prodotto dell'extravergine. Io credo che bisogna continuare a perseguire, come diceva bene Luciano, la dieta mediterranea, che è un faro di civiltà, di cultura a livello mondiale, dove l'olio extravergine di qualità è il pilastro fondamentale. Grazie a queste iniziative, Claudio, Confitto, la Ristorazione, De Canter, poi è alfiere leader della comunicazione radiofonica del settore, abbiamo bisogno che giovani e non giovani siano acculturati sempre di più. La sfida si vince sulla cultura e sull'informazione. Ecco, bisogna